Abbiamo 2 moli di un gas perfetto monatomico con calore specifico molare a volume costante pari a 3,5 R, che inizialmente si trova in uno stato di equilibrio A maiuscolo, in cui si trova una pressione P con A e occupa un volume B con A. Questo gas compie una trasformazione termodinamica reversibile, durante la quale il prodotto P per V al quadrato si mantiene costante. Sapendo che il rapporto tra le temperature finale e iniziale, quindi TB fratto TA, è uguale ad alfa con alfa maggiore di 1, che significa che la temperatura finale è maggiore della temperatura iniziale, dobbiamo, per rispondere alla prima domanda, disegnare uno schizzo qualitativo della trasformazione nel piano PV. Disegniamo il piano cartesiano pressione in funzione del volume. La pressione rappresentiamo in verticale, il volume in orizzontale. La nostra trasformazione da A a B avviene tra due temperature, la temperatura iniziale T con A, che è la temperatura più bassa, e la temperatura finale T con B, che è la temperatura più alta. Noi sappiamo che un gas perfetto che si trova in un certo stato con una certa temperatura è rappresentabile come un punto che giace su una isoterma del gas perfetto alla temperatura TA. Le isoterme del gas perfetto a una certa temperatura sono descritte da questa equazione, P per V uguale N, che è il numero di moli per R, per T, temperatura espressa in gradi Kelvin, in Kelvin, e noi sappiamo che il grafico di questa funzione sul piano PV è un ramo di iperbole equilatera. Quindi possiamo rappresentarci i due rami di iperbole equilatera che rappresentano il luogo dei punti in cui il gas perfetto si trova a una certa temperatura costante, per questo si chiamano isoterme. Supponiamo che questa sia l'isoterme con temperatura TA più bassa. Sappiamo che al crescere della temperatura il ramo di iperbole equilatera si alza rispetto a quello con temperatura più bassa, per cui se vogliamo rappresentare la isoterma su cui giacerà lo stato finale a temperatura TB del nostro gas durante questa trasformazione proposta dall'esercizio, dovremo disegnarla, questa isoterma a temperatura maggiore, sempre con un profilo, con un andamento tipico di un ramo di iperbole equilatera, ma più in alto dell'iperbole precedente a temperatura più bassa. Abbiamo quindi rappresentato le due isoterme a temperatura costante tra cui si muoverà il nostro gas perfetto monatomico durante la trasformazione da A a B. Inizialmente possiamo immaginare che il nostro gas perfetto si trovi in un punto di questa isoterma, come ci dice il testo, e quindi avrà un certo volume V con A e una certa pressione rappresentata dal valore Y di questo punto, che sarà piccola. Adesso dobbiamo tenere in conto l'equazione che descrive la trasformazione reversibile che porta il nostro gas monatomico dallo stato A allo stato B. L'equazione è fornita dal testo del tipo P pressione per volume al quadrato uguale a una costante che indichiamo con K. Ora noi sappiamo che quando P per V è uguale a costante, il grafico sul piano PV è un ramo di iperbole equilatera, quando invece abbiamo P per V elevato a un esponente maggiore di 1, che era l'esponente a cui era elevato il volume nell'equazione dei gas perfetti, il grafico sarà simile a quello di un'iperbole equilatera, ma con una pendenza maggiore. Il grafico quindi della nostra trasformazione sarà un grafico di questo tipo, che rappresento qui col colore verde. Quindi, sapendo che lo stato iniziale del nostro gas sarà lo stato A, indicato da questo punto, che appartiene all'isoterma a temperatura T con A, tenendo conto quindi dell'andamento della nostra trasformazione reversibile del tipo P per V al quadrato uguale costante, quindi un andamento analogo a quello rappresentato qui in verde, possiamo capire che la nostra trasformazione a partire da A verso una isoterma a temperatura maggiore sarà necessariamente di questo tipo. E questo sarà il nostro stato finale B, in cui il nostro gas avrà raggiunto una temperatura maggiore di quella iniziale. Abbiamo quindi che il volume diminuirà durante questa trasformazione, quindi si tratterà di una compressione reversibile e nel contempo la pressione aumenterà. Per completare la domanda A, dobbiamo ancora determinare l'espressione delle variabili termodinamiche del nostro gas negli stati A e B in funzione delle quantità note che dobbiamo considerare essere il volume iniziale, la pressione iniziale, alfa, e la costante dei gas perfetti. Iniziamo a determinare quindi le variabili termodinamiche
termodinamiche del nostro sistema nello stato A. Nello stato A abbiamo quindi, conosciamo la pressione iniziale P con A, conosciamo il volume iniziale V con A, conosciamo la costante dei gas perfetti, conosciamo alfa. Le variabili termodinamiche sono P con A, V con A, T con A e il numero di moli che è noto, N, perché se non ricordo male è pari a 2. Sì, abbiamo 2 moli di gas monatomico. Bene, quindi quello che dobbiamo determinare, visto che P con A e V con A sono note, e lo stesso vale per il numero di moli, dobbiamo determinare la temperatura iniziale. Possiamo utilizzare il fatto che il nostro gas nello stato iniziale si trova a una certa temperatura T con A, per cui il suo stato sarà rappresentato da un punto che sta su questa isoterma temperatura T con A. Le isoterme dei gas perfetti hanno questa equazione: pressione per volume uguale numero di moli per R per T espressa in Kelvin, e quindi possiamo da qui ricavare T con A. Vediamo che la temperatura iniziale sarà uguale al prodotto della pressione e del volume iniziale, che sono da considerarsi noti, diviso il numero di moli, diviso ancora per la costante dei gas R. Possiamo passare adesso a determinare in funzione di PA, VA ed alfa il valore delle variabili termodinamiche nello stato finale B. Nello stato finale B possiamo scrivere le due equazioni che sono valide, rispettate quindi dal nostro gas in quello stato. La prima cosa che possiamo scrivere, che possiamo notare, è che questo stato B giace su questa isoterma dei gas perfetti a temperatura costante TB, e quindi le variabili termodinamiche del gas nello stato B devono soddisfare questa equazione. Pressione nello stato B per volume nello stato B deve essere uguale a nR per la temperatura di questo nuovo stato TB, che è uguale ad alfa volte T con A. Ma questo punto B giace anche sul è il punto finale della nostra trasformazione, che soddisfa l'equazione pressione per volume al quadrato, PB quindi VB quadro, uguale a costante. Ed essendo questo prodotto uguale a costante, sarà uguale al prodotto delle stesse variabili nello stato iniziale, quindi PA per VA quadro. Ora possiamo notare che al posto di TB possiamo scrivere alfa TA, e quindi le equazioni diventano PB VB uguale NR alfa TA e PB fratto VB quadro uguale PA su VA quadro. Da questo punto in avanti si tratta di portare avanti dei semplici calcoli algebrici. Per esempio, per determinare il volume finale V con B, possiamo dividere la seconda equazione membro a membro con la prima equazione. Così facendo otteniamo, dalla divisione dei primi membri di queste due equazioni, otteniamo PBVB quadro fratto PBVB, quindi VB, V con B, uguale al rapporto del secondo membro della seconda equazione, che è PA per VA quadro, fratto NR alfa T con A, che è il secondo membro della prima equazione. Ora, PA per VA quadro lo possiamo pensare come PA per VA, ancora moltiplicato una volta per V con A. Notando che PA V con A fratto NR T con A è uguale a 1, perché lo stato A soddisfa l'equazione delle isoterme dei gas perfetti, questa, e quindi PA VA fratto NR T con A da 1, possiamo scrivere questo rapporto che esprime il volume finale V con B come 1 per VA fratto alfa, quindi VA fratto alfa. Abbiamo quindi come risultato che il volume finale durante questa compressione, che soddisfa l'equazione PP quadro uguale costante, viene ridotto dello stesso fattore che collega le temperature, la temperatura finale alla temperatura iniziale. Una volta che abbiamo V con B, possiamo calcolarci P con B, per esempio andando a sostituire il valore appena ottenuto nella prima delle equazioni, che è lineare, quindi ci semplificherà i calcoli. Avremo PB VB, quindi
pb per, al posto di vb scriviamo il valore appena ottenuto, v con a diviso alfa, uguale n r alfa particola. E da questa equazione possiamo ricavare p con b, che è uguale, quindi che risulta uguale a essere, moltiplicando primo e secondo membro per alfa, avremo un alfa quadro, avremo quindi un n r t con a per alfa quadro fratto v con a. Di nuovo, tenendo in considerazione l'equazione dei gas perfetti valida nello stato iniziale A, abbiamo che nRT con A diviso V con A, che è questo fattore qui che moltiplica alfa quadro, vale esattamente P con A. E quindi possiamo scrivere che la pressione finale dello stato B del nostro gas sarà uguale alla pressione iniziale moltiplicata per alfa quadro. Ricordiamoci che alfa era maggiore di 1, quindi questo alfa quadro sarà un numero maggiore di 1, che ci dice che durante questa compressione, quindi questa trasformazione che riduce il volume, la pressione viene incrementata di un fattore maggiore di 1, appunto, dato da alfa quadro, dove alfa, come ho detto prima, è il coefficiente che lega temperatura iniziale a temperatura finale. Non resta che determinare la temperatura finale T con B, che però sappiamo essere pari ad alfa T con A, e T con A l'abbiamo calcolata prima, andiamo a recuperarla nei calcoli scritti qui sopra, eccola qui, T con A è PAVA diviso NR, quindi T con B sarà uguale ad alfa per PAVA diviso N per R. Possiamo adesso passare alla risposta alla domanda B, andiamo a leggerla. Ci chiede di valutare la variazione delta U di energia interna, la variazione delta Q di calore, cioè il lavoro scambiato, specificando se sarà assorbito o ceduto dal sistema all'ambiente esterno, in funzione delle variabili note termodinamiche e della costante dei gas perfetti. Possiamo iniziare a valutare la variazione di energia interna, delta U. Ricordiamo che l'energia interna è una funzione di stato, e quindi quando andiamo a calcolare le sue variazioni, delta U per esempio, queste non dipenderanno dalla particolare trasformazione che collega lo stato iniziale allo stato finale. Nel nostro caso la trasformazione che collega questi due stati è di questo tipo, e come appena detto, per calcolarci la variazione di energia interna possiamo utilizzare una qualsiasi altra trasformazione che sia comoda per noi, che collega gli stessi stati iniziale e finale. Per esempio possiamo utilizzare un tratto di isoterma che si interrompe appena siamo arrivati sotto il punto B, e a questo punto colleghiamo questo punto intermedio di arrivo, che chiamiamo A', con il punto B attraverso una isocola, una trasformazione a volume costante. Ebbene, la variazione di energia interna lungo il tratto AB della nostra trasformazione sarà uguale alla variazione di energia interna lungo l'isoterma, quindi da A ad A', più la variazione di energia interna lungo l'isocora da A' a B. Ora, la variazione dell'energia interna lungo la isoterma è uguale a 0, perché l'energia interna di un gas perfetto dipende soltanto dalla temperatura, e per definizione lungo un isoterma la temperatura rimane costante, e quindi di conseguenza anche l'energia interna rimarrà costante. Variazione lungo l'isoterma dell'energia interna di un gas perfetto è 0. Lungo l'isocora possiamo fare un altro tipo di considerazione: lungo l'isocora abbiamo variazione di volume nulla, e quindi anche lavoro fatto dal sistema termodinamico uguale a 0. In base al primo principio della termodinamica, dE uguale dQ meno dL, essendo il lavoro uguale a 0, abbiamo l'uguaglianza tra variazione di energia interna e variazione e calore scambiato dal sistema. Quindi, per trovare la variazione di energia interna del nostro gas lungo il tratto AB, ci basterà calcolare la
il calore scambiato dal gas lungo la isocora che collega le due isoterme a temperatura TA e a temperatura TB. L'isocora tra TA e TB. Ora il calore scambiato è dato da questa relazione N per il calore specifico molare a volume costante, perché ci stiamo muovendo lungo la trasformazione isocora, per la variazione di temperatura. Abbiamo quindi legato la variazione di energia interna del nostro sistema lungo la trasformazione particolare suggerita dal testo del problema alla variazione al calore scambiato lungo l'isocora che collega le due isoterme. Quindi abbiamo che la quantità richiesta sarà uguale a N, CV valeva 3 mezzi R, andiamo a vedere per non sbagliare. Sì, N per 3 mezzi per la costante universale dei gas per delta T. Delta T sarà temperatura finale meno temperatura iniziale. Ma la temperatura finale TB è uguale ad alfa T con A, quindi possiamo raccogliere T con A all'interno di questa parentesi. Abbiamo che la variazione di energia interna sarà uguale a 3N per R, tutto diviso 2 per t con a che ho raccolto per alfa meno 1. Se vogliamo esprimere questa grandezza in funzione delle grandezze note PA, VA ed R, dobbiamo soltanto ricordarci che possiamo esprimere TA in base all'equazione di stato dei gas perfetti all'isoterma a temperatura TA come PA, VA fratto N, R. Andando a sostituire questa grandezza al posto di TA, otteniamo la variazione di energia interna richiesta dal problema. Calcoliamo adesso il lavoro fatto dal sistema lungo la trasformazione AB, delta L. Ricordiamoci che il lavoro compiuto da un sistema termodinamico è uguale alla somma dei lavori infinitesimi fatti durante la trasformazione e quindi alla somma dei lavori infinitesimi dati da pressione per variazione di volume tra lo stato quindi iniziale A e lo stato finale B. Noi sappiamo che P per V al quadrato è uguale a una costante e quindi possiamo andare a esprimere P in funzione di V e sostituirlo dentro questa integrale e a questo punto effettuare l'integrale in funzione del volume. Questa costante la possiamo esprimere in funzione delle variabili termodinamiche del sistema nello stato iniziale che sono note. Essendo PV quadro uguale a costante, questo sarà uguale anche al prodotto di P con A per V con A al quadrato valutato nello stato iniziale. PA e V con A sono note. A questo punto possiamo sostituire, come detto prima, è un'integrale nel volume rispetto alla variabile V, quindi avremo come nello stato iniziale l'estremo inferiore di integrazione sarà V con A e l'estremo superiore sarà V con B che è uguale a V con A diviso per il fattore alfa maggiore di 1. Ricaviamo P in funzione di V da questa relazione e avremo che P è uguale a PA VA quadro diviso V quadro. PA VA quadro sono delle costanti, le porteremo fuori da integrale e quindi sostanzialmente dovremo calcolare l'integrale di V alla meno 2, cioè 1 su V quadro in dV. Quindi portiamo fuori come detto le costanti PA VA quadro. La primitiva di V alla meno 2 è meno V alla meno 1, quindi avremo meno 1 su V da calcolare tra V con A e V con A fratto alfa. Quello che risulta è quindi PA VA quadro per meno alfa fratto V con A più 1 fratto V con A. Possiamo raccogliere 1 su V con A all'interno di questa parentesi, portarlo fuori quindi a fattore comune e semplificarlo con il V a quadro che compare come fattore esterno alla parentesi. Quello che rimane è P con A V con A per 1 meno alfa, per 1 meno alfa. Possiamo notare a questo punto che essendo alfa un numero più grande di 1, la quantità all'interno della parentesi
è negativa, e che quindi il lavoro fatto dal sistema lungo la trasformazione AB è un lavoro negativo, cioè un lavoro che non è fatto dal sistema verso l'ambiente esterno, non è un lavoro utile, ma è un lavoro che dall'ambiente esterno viene fatto sul sistema. Adesso possiamo andare a calcolare il calore scambiato lungo la trasformazione, quindi delta Q. Per calcolare il delta Q possiamo riferirci al primo principio della termodinamica che lega il delta Q alla variazione di energia interna e al lavoro delta L. Questo è il primo principio della termodinamica, da esso possiamo ricavare delta Q, che sarà dato dalla somma algebrica della variazione di energia interna, che era positiva perché il gas perfetto era passato da temperatura più bassa a temperatura più alta, e del lavoro che abbiamo visto, delta L, che abbiamo visto essere negativo. Entrambe queste grandezze le abbiamo calcolate, quindi possiamo andare a calcolarci il delta Q, che sarà uguale alla variazione di energia interna, eccola qui, questa, al posto di TA scriveremo PA VA fratto NR, per cui NR si andrà a semplificare, rimarrà 3 mezzi PA VA per alfa meno 1. Quindi andando a sostituire avremo 3 mezzi PA VA per alfa meno 1 più il delta L che abbiamo scritto qui davanti ai nostri occhi, qui, che è PA VA per 1 meno alfa. Possiamo raccogliere PA VA e quello che otteniamo è PA VA che moltiplica 3 mezzi alfa meno 3 mezzi più 1 meno alfa. Andando a fare le somme all'interno di questa parentesi, sommiamo i termini in alfa, 3 mezzi alfa meno alfa, che ci dà un mezzo alfa, e poi un meno 3 mezzi più 1 che ci dà, ho scritto un mezzo alfa, poi un meno 3 mezzi più 1 che ci dà un meno un mezzo. Abbiamo quindi che il calore scambiato sarà uguale a PA VA mezzi per alfa meno 1. Un calore positivo, quindi un calore che in base alla convenzione dei segni entra all'interno del sistema termodinamico costituito dal nostro gas. Affrontiamo adesso la terza domanda, la domanda C, che ci chiede di valutare il calore specifico lungo la trasformazione AB. Valutare il calore specifico possiamo utilizzare la relazione che lega il calore specifico molare al calore scambiato lungo la trasformazione, che abbiamo appena calcolato, delta Q uguale NC delta T. Quindi il calore specifico molare dipende dal numero di moli, dalla variazione di temperatura, dal calore scambiato lungo la trasformazione. Da qui possiamo ricavare C, che è uguale al rapporto fra delta Q ed N per delta T, e possiamo andare a scrivere al posto di delta Q e delta T le grandezze appena attribuite a queste due, a delta Q e delta T stesso. Delta Q l'abbiamo appena calcolato ed è PA VA mezzi per alfa meno 1, quindi scriveremo PA VA per alfa meno 1 tutto diviso 2, e poi al denominatore avremo ancora N delta T, quindi 2 per N per delta T che è TB meno TA, ma TB è uguale ad alfa TA, quindi raccogliendo il TA, TA per alfa meno 1. Alfa meno 1 si semplifica, dopodiché sappiamo che PA VA fratto TA è uguale a N per R in base alla legge dei gas perfetti, e quindi avremo un C uguale N per R, che abbiamo scritto al posto di PA VA fratto TA, fratto 2N. Il numero di moli si semplifica, abbiamo che il calore specifico lungo la trasformazione AB è uguale alla costante dei gas R diviso 2. Affrontiamo l'ultima domanda, la D, che ci chiede di valutare la variazione di entropia del sistema lungo la trasformazione AB.
Ricordiamoci che la variazione di entropia deve essere valutata come integrale lungo una trasformazione reversibile di dq su t. La nostra trasformazione, quella proposta nell'esercizio, è reversibile, per cui possiamo direttamente calcolare la variazione di entropia lungo la nostra trasformazione. Il dq lo abbiamo appena calcolato ed è uguale a nc dt. Quindi il nostro integrale lungo la nostra trasformazione, che è reversibile, sarà uguale all'integrale di nc dt, dove c è il calore specifico che abbiamo appena valutato essere pari ad r mezzi, fratto t. Essenzialmente, portando fuori le costanti dall'integrale, dovremmo valutare l'integrale di 1 su t in dt. Abbiamo quindi che la variazione di entropia è uguale a n per r mezzi. Per l'integrale dallo stato iniziale A, che si trova a temperatura T con A, allo stato finale B, che si trova a temperatura T con B uguale ad alfa T con A, di 1 su T in dt. La primitiva di 1 su T è il logaritmo naturale di T, quindi avremmo nr mezzi per il logaritmo naturale di t valutato tra t con a e alfa t con a. Ecco, quindi la nostra variazione di entropia in conclusione sarà n per r diviso 2 per il logaritmo di alfa t con a meno il logaritmo di t con a, che equivale, in base alle proprietà dei logaritmi, al logaritmo del rapporto alfa t con a fratto t con a, ovvero il logaritmo di alfa. Nel testo ci viene detto di attribuire alla costante dei gas il valore di 8 joule per mole per Kelvin e ad alfa il valore di 2. R sarà quindi uguale a 8 e alfa uguale a 2. Abbiamo quindi un logaritmo di 2, intanto, un logaritmo naturale di 2, moltiplicato per n, il numero di moli uguale a 2, R abbiamo detto essere uguale a 8, a 8, quindi per il logaritmo naturale di 2. Le unità di misura dell'entropia sono, lo si vede da qui, joule diviso Kelvin. E così abbiamo risposto all'ultima domanda.